Vi invito con me a leggere la parola del Signore, leggiamo il libro della Genesi al capitolo 25. Genesi 25, iniziamo a leggere dal verso 19. Gloria a Dio. Genesi capitolo 25, dal verso 19. Questi sono i discendenti di Isacco, figlio d'Abramo. Abramo generò Isacco. Isacco aveva 40 anni quando prese per moglie Rebecca, figlia di Betuel, l'arameo di Padan-Aram, e sorella di Laban, l'arameo. Isacco implorò il Signore per sua moglie Rebecca, perché ella era sterile. Il Signore le salvì, e Rebecca, sua moglie, non c'è. I bambini si urtavano nel suo grembo, ed ella disse: se così è, perché vivo? E andò a consultare il Signore. Il Signore le disse: due nazioni sono nel tuo grembo, e due popoli separati usciranno dal tuo seno. Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore sarà il minore. Quando venne per lei il tempo di partorire, ecco che lei aveva due gemelli nel grembo. Il primo che nacque era rosso, oleoso come un mantello di vino, così fu chiamato Esaù. Dopo nacque suo fratello, che con la mano teneva il calcagno di Esaù, e fu chiamato Giacobbe. Isacco aveva 60 anni quando Rebecca gli partorì. Fin qui la lettura della parola del Signore. Vorrei, con l'aiuto del Signore, stasera soffermarmi un po' su questo episodio della famiglia di Abramo, in particolare dei suoi discendenti di Isacco e di quella della sua progenie. Diciamo che era un po' qualche giorno che avevo davanti a me questo testo, in particolare questa immagine di Rebecca che è in agitazione per i dolori della gravidanza, e in particolare i fratelli di Marano riescono ad immaginare come mai questo. Diciamo che penso che prima o poi dovevo predicare su questo testo, soprattutto in questo periodo, perché se Dio vuole fra meno di 3 mesi io e mia moglie avremo il nostro primo bambino, e sto vivendo ovviamente anch'io insieme a lei la gravidanza, anche se naturalmente le faccio compagnia in questo che è sicuramente un bel percorso, sicuramente molto molto impegnativo per la donna, ma il Signore ci sta benedicendo anche in tutto ciò. Con l'aiuto di Dio vorrei parlarvi un po' dell'esperienza di questa donna, Rebecca, di cui sicuramente non emerge molto nella scrittura tra le figure di donne, di moglie dei patriarchi, e sicuramente questo passaggio, questa gravidanza nella sua vita divenne un passaggio molto importante. Ci viene detto che lei era sterile, e immagino anche un attimo il turbamento di Isacco, che probabilmente aveva sentito parlare tanto dai genitori di tutte le difficoltà che avevano avuto per partorirlo, sterilità della mamma, poi a un certo punto gli anni che passano, e sappiamo bene anche però del miracolo, della bellezza della storia che Sara ed Abramo potevano raccontare al figlio. Però credo che nonostante questo Isacco forse tutto desiderasse dalla sua vita, purché ritrovarsi a rivivere la medesima situazione. Ci dice che però egli fa buon tesoro dell'insegnamento paterno e invoca il nome del Signore. Il Signore lo risponde però dopo 20 anni, quindi c'è un'attesa per questa coppia prima di avere questa gravidanza. E la gravidanza presenta i suoi problemi anche a Rebecca, anche perché aveva due gemelli, e sicuramente allora non avevano le possibilità che abbiamo adesso, tutte le varie ecografie che ci fanno seguire veramente tutto del bambino, anche se tutto sommato riflettevo che i famosi detti popolari, di cui io ne ho ascoltati tantissimi in questi mesi, prima di tutto sul sesso del bambino, la forma della pancia, la grandezza e tutte queste cose, sicuramente ci dovevamo essere anche allora. Io credo che qualcuna Rebecca gliel'abbia detto, dice: guarda, tu probabilmente ci avrai due gemelli. Comunque sia, sicuramente il peso di questa gravidanza gemellare rappresentò per l'occasione, finalmente per questa donna,
per vederla finalmente, personalmente, ai piedi del Signore. Almeno dal punto di vista della fede, fino a quel momento vediamo una donna che vive molto all'ombra del marito. In particolare ci colpisce il passaggio in cui, come abbiamo letto, ci viene detto che Isacco implorò il Signore per la sterilità della moglie. Rebecca ci viene presentata come una donna che vive nell'ombra, ce la ricordavamo più giovane quando fu pronta a seguire il servo di Abramo mandato nel suo paese, nel paese di Canaan, per trovare lì la moglie del figlio del suo servo. In quel caso la troviamo pronta e decisa ad accettare questa sfida sicuramente, però dopo di ciò più nulla, non ci viene più detto nulla di questa donna, in particolare dicevo in quello che era un grosso problema vissuto in prima persona per una donna come la sterilità, non la troviamo menzionata, così come negli altri momenti difficili vissuti da Isacco. Ci viene detto che Isacco vivrà un momento di grande carestia nel suo paese, in cui fu tentato anche lui come il papà di andare in Egitto, neanche in quel caso si tace su Rebecca, e così anche nei momenti di benedizione. Ci viene detto che il Signore benedì in un modo particolare quest'uomo, ma anche in quel caso non troviamo Rebecca in prima persona. Sicuramente doveva essere una moglie sottomessa, così come è gradito al Signore, che però viveva la sua fede in Dio all'ombra del marito. Questo ci meraviglia fino a un certo punto, anche perché sappiamo che seppur Rebecca faceva parte della famiglia di Abramo, era di fatto una sua nipote, però quella parte della famiglia di Abramo, pur credendo nel Signore, era di fatto una famiglia idolatra. Quindi questa donna sicuramente aveva bisogno di fare il suo percorso personale con il Signore. E finalmente, preso dai dolori di questa gravidanza, dall'agitazione di questi bambini nel suo grembo, che sicuramente la dovevano procurare non pochi mali, decide finalmente di consultare il Signore. E sapete, la riflessione che desidero condividervi stasera, prendendo spunto da questo episodio, è forse riflettere su chi talvolta restano per anni persone, amici, parenti, familiari simpatizzanti della fede, soprattutto talvolta mariti di mogli convertiti o viceversa mogli di mariti convertiti, oppure qualche figlio in casa, o magari amici, persone che frequentiamo di più, a cui abbiamo avuto tante opportunità di parlare del Signore, magari iniziano a frequentare anche le nostre comunità, ma non riescono mai a fare un passo decisivo verso il Signore per realizzare un vero incontro personale con Gesù. E rifletto anche stasera con voi, fratelli e sorelle, forse anche su quei credenti che dopo aver iniziato a camminare con il Signore, a fare delle belle esperienze con il Signore, si sono messi un po' nelle retrovie, potremmo dire, delle nostre comunità. Non intendo tanto nei banchi, ma ci siamo un po' seduti lì, pensando che tutto sommato il Signore benedice la Chiesa, benedice gli altri, benedice i fratelli, le sorelle. Magari ci sono dei nuovi convertiti che vengono battezzati nello Spirito Santo e noi siamo lì a guardare, vediamo altri che fanno strada e noi invece rimaniamo lì nel nostro piccolo all'ombra di quello che succede agli altri, senza godere in prima persona di quelle che invece sono le benedizioni che sicuramente il Signore ha preparato per la vita di ciascuno. Amen. Io non so quanti stasera si rivedono un po' in queste due figure, ma sono certo che il Signore desidera prima di tutto, partendo da questo episodio, poter incoraggiare e stimolare la nostra vita. E sicuramente la prima cosa che impariamo dall'esperienza che fece Rebecca è che il nostro Signore gradisce in un modo particolare tutti coloro che lo cercano. Amen. Noi sappiamo che il Signore ama ogni uomo indistintamente, ci ama mentre siamo perduti nei nostri peccati, ci ama mentre siamo disubbidienti, ma Egli gradisce in particolare il figlio che lo cerca e lo cerca con tutto il cuore. Sappiamo anche che il Signore sopporta, tollera i suoi oppositori.
qualcuno forse una volta si domanda: Signore, ma ci sono delle persone, tante nel mondo, che remano contro l'Evangelo? Ultimamente stiamo vedendo anche di più attraverso i mezzi di comunicazione delle persecuzioni cruente che subiscono i cristiani in tutto il mondo, e forse ci domandiamo: ma come mai? Perché il Signore non li elimina tutti? Perché il Signore sopporta ancora per un tempo anche gli oppositori dell'Evangelo. Ma la parola di Dio ci dice una cosa: che ciò che non tollera in particolare il Signore sono gli indifferenti, sono gli apatici di fronte al suo messaggio. E sappiamo bene come nell'Apocalisse un giorno il Signore pronunciò delle parole molto dure proprio nei confronti di una chiesa, dicendo: io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente, o se fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. E io voglio dire, fratelli e sorelle, che il Signore desidera che noi possiamo prendere una posizione decisa e definitiva verso Lui. Egli vuole che noi possiamo essere pronti con i Suoi figlioli a lasciarci usare da Lui. Egli desidera che, se anche abbiamo una certa simpatia per il messaggio, per l'Evangelo, per i fratelli, per la Chiesa evangelica, egli desidera qualcosa di più dalla nostra vita. Egli vuole che usciamo dall'ombra affinché lo possiamo incontrare e ricevere in modo personale come nostro Salvatore. Amen. Egli non ci vuole nella posizione dell'eterna indecisione, egli non ci vuole nella posizione dell'indifferente e dell'apatico. E sicuramente questa condizione spirituale di Rebecca, appunto di donna, che aveva a suo modo la sua fede, ma era all'ombra del marito, non passò inosservata al Signore. E noi non ci meravigliamo di questo, fratello e sorella, perché il nostro Signore non si dimentica di nessuno, ed egli sicuramente permise che fosse particolarmente afflitta affinché potesse in qualche modo darsi un po' una scossa per muoversi, per cercare il Signore. Ci tengo a precisare, anche se credo superfluo, che il Signore ovviamente non manda i guai a nessuno, però tutti viviamo questa vita fatta delle sue difficoltà, dicevamo come un'esperienza uguale alla gravidanza, è sicuramente molto impegnativa per una donna. Egli permette che noi talvolta viviamo certi momenti, ed egli nella sua misericordia in particolare sa usarsi di questi momenti talvolta anche per scuoterci e per renderci più decisi e attivi nelle sue vie. E io credo che questa sia anche una buona considerazione per noi, che forse abbiamo al nostro fianco persone così. Dico a te, forse sorella, che c'hai un marito che è così simpatizzante della fede, interessato ma un po' apatico, non pronto a darsi verso il Signore. A te, fratello, che forse vivi questa esperienza con tua moglie, con i tuoi figli, talvolta ci verrebbe quasi il desiderio di spingerli nelle vie del Signore. Una volta ci facciamo delle domande, diciamo: Signore, ma perché questa situazione dura così da tanti anni? Ma non dimentichiamo, fratello, sorella cara, che se noi abbiamo a cuore il nostro caro, il nostro familiare, quanto più la sua condizione spirituale è davanti al nostro Signore Gesù. Ed egli molto più di noi si prenderà cura della sua vita e cercherà di fare in ogni modo affinché il nostro caro marito, moglie, figlio, amico che sia, possa quanto prima correre a lui, perché egli desidera che noi lo possiamo cercare e cercare con amore. E finalmente Rebecca, appunto, decide di uscire dall'ombra di Isacco e di andare direttamente al Signore. Ultimamente a Marano ricordavamo ancora una volta l'esperienza di Anna, la mamma di Samuele, che sotto certi punti di vista viveva una situazione simile a quella di Rebecca. Sappiamo come questa donna ogni anno veniva portata dal marito, questa donna sterile, lì a Silo per offrire dei sacrifici al Signore, per adorare il Signore, ma puntualmente questa donna
viveva questo pellegrinaggio in un lungo pianto per la sterilità che aveva, per le mortificazioni dell'altra moglie rivale, fin quando venne anche per lei un giorno, un anno, che decise non più di stare lì a piangersi addosso, ma di andare e di consultare personalmente il Signore. Io spero che stasera ci possa essere qualcuno come Rebecca, come Anna, che finalmente stai sentendo questa spinta forte del cuore alla quale non vuoi più resistere, ma vuoi finalmente cedere per andare e per correre dal nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Amen. Lasciamoci stasera spingere dallo Spirito Santo. E sapete, grazie a Dio, il nostro Signore non è un Signore permaloso. Probabilmente io e te avremmo detto a Rebecca, ad Anna e a tanti altri: è tanto tempo che mi conosci, non mi hai mai pensato, non mi hai mai considerato, e adesso che stai male, non ce la fai più con i tuoi dolori, mi vieni a consultare. Questo è quello che probabilmente noi avremmo detto, e chissà quante volte forse lo diciamo a qualcuno. Però grazie a Dio, egli è un Dio misericordioso, egli non considera mai le circostanze che ci spingono a cercarlo. Ciò che conta per il Signore però è che quando lo cerchiamo con tutto il cuore. Amen. Sapete, il Signore, ripeto, non è permaloso. Tanti di noi potremmo testimoniare, anche se veniamo da esperienze diverse, più o meno traumatiche, difficili, che probabilmente un po' la molla che ci ha spinto a cercare il Signore sono state proprio le nostre difficoltà. Eppure io non ho mai sentito di qualcuno che è stato respinto dal Signore perché si è avvicinato a Lui in una circostanza sbagliata. Per Dio non è importante la circostanza, ciò che importa al Signore è il nostro cuore, e ciò che importa a Lui è che noi, quando ci avviciniamo, lo facciamo sinceramente, con tutto il cuore. E sicuramente questa donna in quell'occasione lo fece, si accostò al Signore gridando a Lui, avendo necessità del suo intervento. E noi sappiamo che quando lo cerchiamo così, il Signore si lascia sempre trovare nella nostra vita. Stasera non pensare di fare una sortita a vuoto nella presenza di Dio, non permettere al nemico di insinuare quel pensiero che hai fatto aspettare troppo tempo il Signore, adesso il Signore non ti accetterà più. Egli non vede l'ora che tu ti possa muovere dal tuo bagno spiritualmente, ti possa alzare e possa dire: eccomi Signore, ti voglio realizzare nella mia vita, voglio che tu diventi il mio Salvatore. Egli non sta aspettando altro, così come il padre del figlio il prodigo, che noi possiamo tornare a casa per essere presi dalla sua mano. Rebecca va al Signore, il Signore si lascia trovare, e prima di tutto il Signore tranquillizza questa donna e dice: Rebecca, non ti preoccupare, quello che sta succedendo è che non c'hai solo un bambino, ce n'hai due, e si danno anche molto da fare, e la rassicura che andrà tutto bene, che questi due bambini nasceranno, saranno sani, fino al punto di diventare due grandi nazioni. Perché ricordiamoci che ciò che ci fa stare male, in agitazione, non è la presenza di Dio, ma è la lontananza dalla presenza di Dio. Puntualmente ci capita quando delle persone ci fanno visita nelle nostre comunità, anche se muovono i loro primi passi nella fede, anche se non hanno capito granché ancora di quello che noi gli stiamo parlando, però ci sentiamo sempre ripetere la medesima frase: quando vengo qui mi sento tranquillo, quando vengo qui mi sento sereno, perché basta un minimo contatto con la presenza di Dio per dare pace, e pace al nostro cuore. Io spero che stasera qualcuno che forse si sente agitato, preoccupato da tanto tempo, vieni al Signore stasera, cercalo con tutto il cuore, prima di tutto realizzerai la sua pace nella tua vita. Ma ancora, cosa molto bella dell'esperienza che fa questa donna, che il Signore appunto gli rivela quello che sarà il futuro dei figli. E Rebecca ha una rivelazione importante da parte di Dio, e cioè che i due figli che lei sa che di lì a poco avrebbe partorito non sarebbero stati entrambi parte della discendenza benedetta di Abramo, ma solo il minore dei due, cioè il secondo che sarebbe uscito dal grembo, avrebbe continuato
la discendenza benedetta, e sarebbe stato lui, diciamo, il figlio della promessa di Abramo. Ma questa donna, quindi, oltre ad avere una rivelazione molto importante, per la prima volta realizzò che queste promesse, che fino a quel giorno erano state per la famiglia del marito, erano state per il marito, Isacco, che era il figlio della promessa, apparteneva anche a lei. Possiamo dire, Signore, grazie, perché probabilmente, forse per la prima volta, Rebecca realizzò che tutto quello che era successo alla sua vita, così improvvisamente, quando lì dalla sera alla mattina si trovava nel suo paese, fu chiamata ad andare a prendere come marito quest'uomo, non era qualcosa che gli era caduto addosso, qualcosa che era successo così per caso, ma il Signore aveva un piano per la sua vita, e la scelta di essere stata la moglie di Isacco era il frutto e la conseguenza di questo piano. E questo, fratelli e sorelle, per ricordare a ciascuno di noi che non siamo qui per caso. Come vi dicevo, il Signore ha un piano per la nostra vita. Tu che sei stato portato qui da qualche persona che ti conosce, non pensare che è solo frutto di una coincidenza o casualità, ma Dio ha un piano di salvezza anche per la tua vita. Non pensare che semplicemente forse hai avuto una fortuna in più rispetto agli altri, ma il Signore ti ha cercato, ti ha portato fino a questo momento, e Egli non sta aspettando altro che poterti benedire, dare delle promesse, dare la sua pace, potersi usare della tua vita. E vorrei incoraggiare anche tanti credenti stasera. Come dicevo, raccontando anche la mia esperienza nella comunità di Marano, è sembrato qualcosa un po' di causale di essermi trovato lì ad avere questo compito e questo impegno, un po' frutto del caso. Invece abbiamo realizzato chiaramente che tutto era il frutto del piano divino del nostro Signore, perché Egli ha un piano di benedizione per la nostra vita. Egli non vuole che nessuno possa rimanere nelle retrovie del suo popolo, ma Egli desidera che tutti possiamo essere in prima fila. Il nostro Signore non è un Dio povero, le sue ricchezze sono abbondanti, le sue benedizioni meravigliose possono essere realizzate dalla vita di ciascuno di noi. Credo che stasera l'invito della parola del Signore stia aggiungendo chiaro alla nostra vita. Non vogliamo più vivere la nostra fede di riflesso a quella degli altri, ma la vogliamo vivere in prima persona. Non vogliamo solo vivere le esperienze e le benedizioni che appartengono ad altri, ma vogliamo che il Signore anche a noi possa far realizzare le sue benedizioni potente dall'alto. Non pensare che in qualche modo il Signore debba continuare ad usarsi solo di altri fratelli, di altre sorelle, che tu sei, tra virgolette, destinato o destinata a vivere invece solo una vita apatica nelle sue vie. Il Signore ha ancora un piano di benedizione per la vita di ciascuno di noi. Ci sono ancora tante promesse che tu puoi realizzare nella sua presenza, ancora tante esperienze speciali che il Signore desidera che tu possa fare. Egli sta aspettando che, indipendentemente dal momento che stai vivendo nella tua vita, anche tu puoi deciderti finalmente di uscire dall'ombra e di andare ai piedi del Signore. Amen. Vogliamo inchinare insieme i capi, vogliamo pregare e invocare il nome del Signore. Alleluia. Vogliamo dire, Signore, grazie ancora stasera per la tua parola, perché essa senz'altro ci ha incoraggiato, ci ha stimolato a cercarti di più. Stasera tutti abbiamo compreso qualcosa in particolare, che il Signore desidera ancora potentemente benedire la nostra vita. Se forse fino ad oggi ti sei sentito apatico da questo punto di vista, forse hai pensato che solo gli altri potessero realizzare certe esperienze, certe benedizioni, stasera il Signore si rivolge in particolare a te, alla tua vita. Egli non sta aspettando altro che un cenno di disponibilità. Non importa perché deciderai di andare a Lui, se stai vivendo un periodo difficile, se stai vivendo delle difficoltà particolari, ciò che il Signore vuole è che tu lo possa cercare,
e cercare realmente, sinceramente, nella tua vita. Egli non vede l'ora di potersi manifestare nella sua potenza e nella sua misericordia anche per te, così come ha fatto e sta facendo per tanti di noi. Stasera desidero poterti stimolare, così come lo Spirito Santo sicuramente sta facendo attraverso la parola, a fare questo passo di fede verso il Signore. Esci dall'ombra, corri verso Gesù e realizza ancora l'opera meravigliosa che Egli vuole fare nella tua vita. Preghiamo insieme al Signore. Alleluia.